Al Festival d'Annunziano in scena il notturno di Gabriele D'Annunzio, la prima nazionale del recital teatrale musicale con Paola Gassman, Emilio Vallone, il soprano Chiara Tarquini e Isabella Crisanti al pianoforte, riduzioni a cura di Franca Minucci. Nell'anno del centenario dell'edizione definitiva 1921, il recital rende omaggio a questo capolavoro della letteratura. L'opera fu composta a Venezia nel 1916, mentre il poeta e prosatore era fermo, immobile, supino e temporaneamente cieco per via di un grave incidente aereo. D'Annunzio la scrisse senza vedere, utilizzando circa 10.000 strisce di carta, su ciascuna delle quali era vergata una sola riga di testo e sulle quali si scriveva mediante un pennino scorrevole. Il materiale così redatto fu poi messo in ordine dalla figlia Renata, la quale lo assisteva al capezzale. L'edizione definitiva sotto il diretto controllo di D'Annunzio nel 1921. Protagonista della recital il racconto di Renata, Paola Gassman, figlia prediletta di D'Annunzio, che, evocando il ricordo del padre Emilio Vallone e ricordando insieme il travaglio della stesura del testo, ne ha citato alcuni dei più toccanti passaggi. Vi è un che di religioso nelle sue mani che lo tengono. Un sentimento vergine rinnova in lui il mistero della scrittura. Odo crepitare il cartiglio fra le sue dita che tremano. Sono nella notte, ma la mia notte è di fiamme in travaglio. Dominando il tremito, pone la punta della matita sul margine della lista e finalmente scrive sul cartiglio invisibile. Scrivo queste parole. O sorella, perché due volte m'hai deluso? Ansioso, chiamo la creatura vigilante che accorre e le dico: prendi, guarda se puoi leggere quel che ho scritto. Grande successo di pubblico per il recital, arricchito con le suggestioni del pianoforte di Isabella Crisante e la voce del soprano Chiara Tarquini. Sì.